il mister Pasquale Marino. Marino, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Mister, buon pomeriggio. Allora, mister, subito volevo chiederle un suo commento sulla notizia che almeno a Roma sta riempiendo i giornali, ovvero sia questo presunto litigio tra Zeman, De Rossi e mettiamoci anche Osvaldo, giocatori messi alla porta dal tecnico boemo, mandati in panchina. E tra l'altro quest'oggi De Rossi parte titolare contro l'Armenia, Osvaldo, se non si fosse infortunato ieri in allenamento, sarebbe partito titolare. Secondo lei è un caso o è un normale avvicendamento che ci può stare in una squadra praticamente pregna di campioni? Ma non lo so quello che è successo, bisogna stare all'interno per capire i motivi che hanno spinto l'allenatore a non far giocare questi giocatori e quindi secondo me l'unica cosa che posso dire è che a breve rientrerà tutto, perché sono giocatori importanti e quindi secondo me alla fine la Roma ha bisogno di questi giocatori, così come l'allenatore, e ogni tanto qualche esclusione può, diciamo così, ferirli nell'orgoglio, e reagiscono da campione come sono questi giocatori, se sono più o meno titolari, De Rossi sempre titolare, Osvaldo a volte sì, a volte non nella nazionale, per cui credo che alla fine rientrerà tutto e per il bene della Roma. E poi volevo chiederle un'altra cosa, mister, un suo giudizio su Zdeněk Zeman, se poi è rimasto per caso sorpreso dal miracolo sportivo fatto lo scorso anno a Pescara e dal fatto che una grande abbia deciso di puntare su di lui. Ma per me ha fatto bene la Roma, perché Zeman ha espresso sempre un calcio propositivo, ecco, adesso, perché magari ci vuole un po' di tempo per assemblare questi ragazzi con metodologie di lavoro e sistemi di gioco differenti, ci vuole un po' di tempo, mi sembra normale che possa accadere che non ci sia continuità di rendimento, perché ancora magari certi meccanismi non sono legati bene e il tempo questo va a vantaggio di questa situazione, però è chiaro che poi magari i giudizi vengono sempre espressi anche in base ai risultati, magari quando la Roma ha vinto a Milano con l'Inter si pensava in una maniera, qualche altro può pensare in un'altra dopo qualche risultato negativo, questo è il calcio, però secondo me la gente ha bisogno di vedere un calcio propositivo e Zeman è l'interprete ideale per questo. Con mister, noi abbiamo visto una Roma molto altalenante in queste prime uscite, lei parlava poco fa di quella Roma vittoriosa a Milano. Io però volevo con lei analizzare anche la Roma che ha fatto una figura barbina a Torino, domandandole qual è la vera Roma e quando soprattutto la Roma troverà l'equilibrio giusto per rimanere nelle parti alte della classifica. Ma io dicevo prima, ci vuole un po' di tempo perché sono arrivati tanti giovani, tanti giocatori da assemblare, è un metodo di lavoro, è un sistema di gioco nuovo, quindi bisogna trovare gli equilibri giusti e la continuità giusta, perché se non c'è ancora continuità è perché ancora c'è bisogno di tempo che questo lavoro che stanno facendo diventa movimenti, diventano automatismi perfetti che i giocatori cominciano a fare con naturalezza, ecco, perché se ancora non ce l'hai nel DNA di fare determinati movimenti, li fai diciamo così a intermittenza, ci vuole sempre la massima attenzione per farlo, invece quando poi passa il tempo e queste cose vengono naturali, poi secondo me l'espressione di gioco comincia a dare i suoi frutti, perché le partite si vincono sempre attraverso il gioco, ecco. Quindi, perché ti può andare bene se non giochi o giochi sugli avversari, ti può andare bene qualche partita 4-5 in un anno, però se non hai un'identità, se non hai un'idea di gioco, diventa sempre più problematico. Mister, per lei Daniele De Rossi è un centrale di centrocampo o è un interno? Per me può fare tutto, perché è un grande giocatore, può fare anche il centrale difensivo in una difesa a tre, può ricoprire tutti questi ruoli. Quindi lei la pensa un pochino come Zeman, non è una bestemmia calcistica farlo giocare da interno, visto che poi tra l'altro in nazionale gli viene preferito Pirlo, che molto probabilmente è il miglior interprete di quel ruolo a livello europeo, ma quando non c'è Pirlo gioca Verratti. Sicuramente gli allenatori vogliono sfruttare le qualità, la prestanza fisica, l'inserimento che ha De Rossi in area di rigore, che è molto efficace con le sue. E allora, ecco, io sono d'accordo con lei. Lei come si spiega il fatto che Daniele De Rossi si sia un po' piccato
del fatto che gli venga preferito come centrale di centrocampo il giovane Taxidis e lui viene costretto a giocare da interno? Ah, questo non lo so, si vede che lui preferisce giocare in quel ruolo, anche se può fare bene qualsiasi ruolo, lui preferirebbe fare quello. Quindi ci sta che i giocatori abbiano delle preferenze, ecco, dove si divertono magari di più, dove si, secondo loro, esprimono le migliori qualità. Però ripeto, secondo me i campioni come De Rossi, per chi lo allena è un vantaggio, perché può ricoprire più ruolo. Marino, ecco, la Roma domenica prossima andrà a giocare a Genova. Lei ha vinto proprio contro la Roma quando è capitato, insomma, di giocare proprio contro la compagine giallorossa. Le chiedo se questo Genova allenato da De Canio le piace, potrà far bene, insomma, e se ci sono pericoli per la formazione di mister Zeman. No, io per essere preciso, quando era al Genova ho perso a Roma 1-0 l'ultimo periodo, quindi ad aprile, marzo mi pare era la partita, quindi non l'ho battuto, ecco. Ok. Quest'anno e sarà una partita non facile, perché il Genoa in casa, diciamo, si esprime abbastanza bene, quindi l'apporto del pubblico straordinario di Marassi dà una spinta in più ai giocatori di casa, hanno trovato degli equilibri e hanno rafforzato ulteriormente la squadra, soprattutto sono arrivati dietro alcuni giocatori importanti e quindi ha recuperato altri come Bo, per cui credo che sarà una partita molto equilibrata, aperta a qualsiasi risultato sicuramente. Quindi crede che De Canio possa far bene, nonostante poi l'irascibilità del presidente Preziosi? No, credo di sì, è partita bene, quindi penso che sulle ali dell'entusiasmo di aver fatto delle buone cose, diciamo così, secondo me può fare bene. Caro mister, una battuta anche sulla gara della nazionale di questa sera, si va in Armenia, una partita tutto sommato facile, le chiedo la sua. Sulla carta non c'è mai niente facile, è chiaro che bisogna prima giocarla e vincere, perché si va a rischio sempre se uno prende sotto gamba determinati impegni, si rischiano le figuracce, cosa che secondo me è difficile, perché certamente Prandelli avrà preparato bene questa partita e sicuramente adesso rispetto a qualche mese fa i giocatori hanno trovato una condizione fisica diversa e possono fare una partita sui livelli che hanno fatto all'Europeo. Ecco, la nazionale di Prandelli potrebbe essere un esempio per tutto il movimento calcistico italiano, cioè spazio ai giovani, gioca anche chi è meno conosciuto, cioè chi merita veramente di scendere sul rettangolo verde. Cosa può dare questa nazionale proprio a tutto il movimento nostrano? Ma a parte quello che l'idea, a parte nei comportamenti, l'idea che ha dato Prandelli è che se uno fa bene il campionato ha qualche chance, quindi significa che, e lo so per certo, che settimanalmente gli uomini del CT vanno in giro per tutta l'Italia per capire chi sta meglio, proprio per vederli da vicino i giocatori che girano in orbita nazionale, per cui chi fa bene ha le proprie chance per entrare nel giro della nazionale. E poi la cosa migliore che ha dato dimostrazione questa squadra è che è una squadra organizzata dal punto di vista tattico, con un gioco abbastanza propositivo, e ripeto, è quello che la gente vuole vedere quando va allo stadio, una squadra che gioca, che cerca di fare sempre la partita, se non ci riesce perché gli altri devono essere effettivamente superiori, che non ti consentono di giocare, quindi da questo punto di vista l'idea di gioco che ha la nazionale, a prescindere dai sistemi, è il fatto che è sempre propositiva, e questo per la crescita dei ragazzi, dei giovani, è necessario avere un'organizzazione di gioco dal punto di vista tattico molto propositiva. Certamente aiuta questa organizzazione alla crescita del singolo giocatore, soprattutto nei giovani possono emergere queste qualità in maniera eccessiva. Mister, prima di salutarla, brevemente telegrafico, sarà di nuovo il campionato della Juventus oppure Napoli e magari in seconda battuta Roma e Inter possono dire la loro? Ma sta facendo bene anche la Lazio, quindi questo gruppo di squadre credo che possono dire la loro alla lunga, perché secondo me
partecipare alla Champions può togliere qualcosa. Quindi da questo punto di vista, rispetto all'anno scorso, ci potrebbe essere qualche partita dove la Juve non possa esprimere il calcio intenso che ha praticato quell'anno scorso e quasi sempre quest'anno, ad eccezione di qualche partita magari come a Firenze o anche con lo Shakhtar, dove non sono stati brillanti e intensi come sempre. Mister, sono arrivati tanti messaggi, io gliene leggo uno e poi la salutiamo anche, la lasciamo al suo pomeriggio. Diciamo, racchiude un po' quello che è il concetto degli amici all'ascolto. Quando la rivedremo sul campo? E poi le chiedono di Osvaldo, ce lo scrive Francesco. Quando, purtroppo non dipende solo da me il mio ritorno, diciamo, su un campo di calcio, perché noi allenatori siamo come bambini quando ci tolgono il giocattolo. Come no? E si arrabbiano, e quindi l'entusiasmo, il lavoro nostro è fatto anche al di là dell'aspetto professionale, economico e tutto, si fa con tantissima passione e voglia, per cui non vediamo l'ora di lavorare. C'è qualcosa però? Ma al momento no, c'è stato qualcosa qualche settimana fa, però diciamo non si è concretizzato niente, però ripeto, siamo fiduciosi perché purtroppo il nostro lavoro è questo e ogni anno saltano tante panchine, uno spera quando parte dall'inizio che non salta la povera, però è chiaro, è una regola, non possono andare tutti bene, c'è chi vince, c'è chi perde, quindi chi va male è chiaro che rischia qualcosa, per cui aspettiamo. Per quanto riguarda Osvaldo e Marco, sì, che la saluta anche mister, se ricambio salute, Osvaldo è un giocatore che secondo me è di grande spessore tecnico, di grande talento, ecco. Quindi bisogna, se nel giro della nazionale un motivo ci sarà, e l'ha già dimostrato, fa gol assurdi, a volte magari sbaglia quelli più facili, ma quelli gol che ha fatto sono sempre spettacolari, e già l'ha dimostrato quest'anno perché ha fatto il gol a Milano, il gol contro il Catania, insomma sono cose che sanno fare soltanto i campioni, quindi secondo me è un campione, però certamente ha le qualità per fare molto meglio, perché veramente non è facile, è fisicamente forte, è tecnico, attacca alla profondità, sa venire incontro, è un giocatore completo. Mister, noi la ringraziamo, le auguriamo di tornare presto nel grande calcio, magari di intervistarla la prossima volta quando siederà su una panchina di una squadra di Serie A. Buona giornata e buon fine settimana. Buona giornata a voi. Grazie mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.